Quanto incidono le competenze specifiche nei risultati che una persona può ottenere nel mondo del business? Io sono Matteo Andreini da Skyline Team, qui il canale che gestisco assieme ai miei collaboratori che collaborano con me nel mondo del network marketing, e oggi voglio proprio parlarti di competenze, cioè competenze tecniche, strategiche e specifiche che ti portano concretamente a dei risultati ed effettivamente quanto queste competenze vanno ad incidere su questa roba qua. Partiamo da un presupposto. Partiamo dal presupposto che in generale avere delle competenze è fondamentale nella vita, cioè sapere più cose in modo specifico rispetto a saperne meno è in assoluto migliore. Cioè più cose so nella vita è meglio, banalmente, perché posso risolvere più problemi. Posso conoscere meglio le situazioni, posso analizzare meglio dei dati, posso capire una relazione, delle situazioni, qualsiasi cosa, grazie al fatto che ho più conoscenza di altri, ok? Quindi un po' anche dicevano, come dicevano gli antichi, no? Ora, ma no, non so la citazione di chi è, non so neanche specificatamente com'è la citazione, ma il sapere è potere, cioè quindi più cose so, più conosco in qualche modo e più ho possibilità di ottenere dei risultati da una determinata cosa. Quindi sicuramente questo è un primo aspetto importante. Ora dobbiamo ragionare in termini di quanto incidono le competenze e quali sono gli altri fattori che incidono e quali sono queste competenze che portano una persona a un livello imprenditoriale molto alto. Innanzitutto le competenze incidono molto. Non sono tutto, però sono un elemento della formula, ok? Se noi dovessimo dare una formula al successo, io all'interno del calderone, se dovessimo creare una pozione, io avrei delle competenze, avrei la mentalità, cioè metterei competenze, mentalità, grinta, ritmo, ok? Quindi delle competenze fatte con la applicate con una giusta mentalità, con il giusto ritmo, seguendo determinati step, seguendo determinati processi, con la visione di lungo termine sul fatto di non mollare, di non lasciar perdere dopo 10 minuti, sono tutti elementi chiave del successo. Le competenze effettivamente fanno una grande differenza, cioè personalmente io darei un buon 30% all'interno del, ma forse anche di più, 50%, 60%, dipende proprio dalle competenze. Poi è importante avere delle competenze specifiche, e ora vediamo quali sono queste competenze. È importante averle, ma è importante metterle in pratica, perché poi se ho un portafoglio di competenze importantissimo, ma non applico, a parte che non sono neanche competenze, ma sono conoscenze in teoria, però comunque, se io non applico determinate cose, sicuramente non posso ottenere quelli che sono i risultati che voglio ottenere. Cioè, se io voglio vendere tanto, io posso studiare tutti i libri di vendita. Se poi però non vado a vendere sul campo o al telefono o in video call o in qualsiasi cosa tu venda, non posso ottenere dei risultati. Perché concretamente, non facendo l'azione, non trovandomi nella situazione di vendita, non avendoci un prospect, un potenziale cliente, potenziale collaboratore dall'altra parte. Sì, non ce l'ho fisicamente, posso essere il più bravo venditore del mondo, ma comunque i risultati non li ottengo. Quindi le competenze incidono moltissimo all'interno del tuo percorso ed è lo stesso motivo per cui noi abbiamo fondato e creato il nostro gruppo di network marketing sulle competenze. Cioè, chiunque inizi un percorso di attività di network marketing con me e con i ragazzi che lavorano con me, la cosa importante è far acquisire delle competenze. Far acquisire delle competenze è la base per fare dei gradini avanti, è la base che fa rendere conto alle persone che le cose sono fattibili. Perché le cose non sono fattibili dal momento in cui non ho le competenze per farlo. Se ho le competenze per farlo, posso in assoluto farlo. Arriviamo al sodo, arriviamo al dunque. Quali sono queste competenze fondamentali per avere successo nel mondo del business? Allora, innanzitutto, se la vogliamo dare come cosa importante, per me un pilastro è il marketing. Il marketing inteso come
capacità di promuovere, quindi fare pubblicità, fare un processo educativo, un processo di vendita a 360 gradi, quindi dall'inizio alla fine, cioè attirare la tua attenzione online o offline, essere in grado di educarti su quello che fondamentalmente ho da proporti, essere in grado di educarti su quello che ho da proporti e quello che è la mia opportunità, quello che è il mio business, quello che è il mio prodotto, quello che è il mio servizio, e poi essere in grado di chiuderti, di venderti, di iniziare una trattativa di vendita, anche one to one, face to face, al telefono, via Zoom, e poi farla e chiudere la trattativa. Questo è quello che io racchiudo in una sezione che chiamo marketing vendita, e per me è un buon 70%, 60-70% del business e dell'imprenditoria. Poi ovviamente dipende dal modello di business. Se fai vendita porta a porta, magari è anche un lavoro, ma se fai vendita porta a porta puoi avere grande successo nella vendita porta a porta, puoi guadagnare cifre importanti. È importante, il focus è sulla vendita. Nel caso in cui tu fai e-commerce, magari la capacità di vendere al telefono non ti serve, ti serve essere in grado di promuovere il tuo e-commerce, ma è comunque una parte strategica, è una capacità strategica, tecnica di vendita, di manipolazione mentale del tuo cliente, della persona che è dall'altra parte, e di in qualche modo creare un processo che porti una persona da un punto A, che è un punto in cui non conosce te, il tuo prodotto, il tuo servizio, a un punto B dove ti ha dato fondamentalmente dei soldi. Marketing, primo punto. Secondo punto, leadership, saper guidare un team. Saper guidare un team è una competenza fondamentale. Perché? Perché le aziende, ho fatto un contenuto sul mio canale personale, magari lo andate a vedere, se cercate su YouTube, si chiama Si può fare business da soli. Guidare un gruppo è importante perché io ad oggi gestisco 4 aziende, ok? In cui in una sono l'azienda è mia, in altre fondamentalmente mi occupo della gestione del business, delle risorse umane, per tutta una serie di ragioni. Ok, faccio tutto da casa, faccio tutto a distanza, ma il fatto è che io ogni giorno ho a che fare con decine e decine di persone. Il network marketing, idem, ci sono decine di persone all'interno della mia organizzazione che richiedono in qualche modo una guida, hanno bisogno che Matteo sia in grado di guidarli nella direzione di quelli che sono i loro obiettivi, quello che io faccio con tutte le persone che iniziano un percorso con noi. Però il concetto è, essere in grado di guidare un team è quello che ti porta la tua attività da piccola attività, libero professionista, dropshipper, marcio, eccetera, eccetera, a quello che ti porta a creare un vero e proprio impero. Se noi prendiamo le più grandi aziende del mondo, se prendiamo i più grandi imprenditori del mondo, ti dico, investite sulle persone. Circondatevi di persone che siano migliori di voi, di persone che abbiano competenze anche più elevate di voi e che siano in grado di fare meglio quello che voi sareste in grado di fare. Perché? Perché solo con tante persone che lavorano in un certo modo posso far crescere in modo importante i business, posso aumentare il leverage, quindi la leva che ho sul mio tempo, sulle mie entrate, eccetera, eccetera. Se sono da solo, il mio tempo rimarrà sempre e comunque limitato. E appunto la terza competenza, che non so se è una competenza che voglio diciamo così mettere nella competenza, ma la voglio mettere qua, è il essere sgamati / problem solving / levarsi dai cazzi da soli. Spieghiamo meglio questo tema. Non è di per sé una competenza, questa non è una competenza, però io la racchiudo lì e secondo me è un po' la base. Cioè, in un mondo di business, cioè in un percorso di business, cioè probabilmente se segui questo canale o vuoi iniziare un percorso o hai già iniziato un percorso in network marketing o di business online e vuoi tra virgolette improntare anche la tua vita sulla crescita personale, imprenditoriale, economica e vivere la vita che hai sempre sognato, devi essere in grado in qualche modo di da solo toglierti dai problemi. Cioè devi entrare nella mentalità che non ci sarà realmente qualcuno a salvarti la vita. Quindi devi essere in grado tu stesso, tu da solo, con le tue energie e con magari un po' di supporto, ma devi essere in grado da solo di uscire dalla zona di comfort, di andare oltre quelli che sono i tuoi limiti e attraverso internet, che oggi c'è internet e veramente può
portare tutti in una direzione che è incredibile, perché con internet io ho risposto a tutto quello che cerco, o gratis o a pagamento, ma io una risposta ce l'ho. Devo essere in grado di risolvere da solo determinati problemi. Poi ovviamente ci sono situazioni in cui sono in cui è sbagliato far risolvere da solo determinati problemi, piuttosto che non ci sono ancora le competenze, però ci deve essere questo atteggiamento di problem solving e non che ogni volta devo andare a cercare la mamma, ok? Se volete approfondire il tema delle competenze che io cerco all'interno delle persone che vogliono iniziare un percorso in network marketing online, eventualmente come acquisire queste competenze, ti invito a cliccare sul link che trovi qui sotto e iscriverti alla masterclass gratuita, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!